Ciao ragazzi, sono Red e oggi recensiamo le CR4 dell'Evolution. Let's go! L'Evolution, compagnia produttrice di fucili da soft air, ha una vasta gamma di prodotti che passano da una fascia economica fino ad arrivare a una fascia alta. Nei loro fucili di fascia economica troviamo fucili entry level, ovviamente, che però vantano caratteristiche e qualità molto superiori alla maggior parte degli altri competitori. Ma oggi ci soffermiamo sulla serie Tango Down con le CR4, fucile di fascia alta ovviamente di Evolution. Prima cosa da dire su questo fucile è che Evolution ha speso una grossa quantità di denaro e tempo per ottenere licenze Loghi dalla Tango Down. Per chi non lo sapesse, la Tango Down è la compagnia produttrice di accessori per fucili che lavora direttamente con i Navy SEALs, quindi fornisce componentistiche e accessori direttamente alle forze speciali degli Stati Uniti. Mica cazzo. Su questo fucile, oltre ovviamente ai loghi, sono presenti anche due repliche identiche alle originali dei due accessori principali forniti a Tango Down, ovvero il front grip e i coprislitte. Non fatevi ingannare dalla parola replica, perché questi due accessori sono talmente uguali agli originali che all'interno hanno dovuto scrivere for airsoft only, in quanto si potevano andare a confondere con le controparti reali. Ma questo fucile non manda solo caratteristiche esterne e accessori di alto livello, anche gli interni sono pazzeschi. Prima caratteristica degna di nota, infatti, è il nuovo gearbox fornito di centralina MOSFET. Cosa fa una centralina MOSFET? Beh, molto semplice, rende il vostro fucile più reattivo e affidabile. Va ad eliminare quindi qualunque tipo di errore elettronico che potremmo andare a incontrare su un fucile magari con un sistema elettronico appunto più vecchiotto. Avremo quindi una reattività risposta ai ratio di fuoco estremamente alti, grazie a un flusso elettrico sempre costante. Altro grosso vantaggio di questo fucile è il cambio molla rapido. Ci basterà andare a smontare e svitare una piccola vitina all'interno del tubo del calcio per rimuovere la molla. Questo senza andare a staccare e rimuovere il gearbox dal castello inferiore. Passiamo adesso ai componenti e le caratteristiche un po' più particolari del fucile, ma venite più vicino, avvicinatevi insomma. Come componenti interni troviamo quindi un asse spingi pallino rinforzata, delle boccole cuscinettate da 8 mm, il ball catch è funzionante, come potete vedere, così è aperto, così è chiuso. Quindi andiamo a tirare indietro, si blocca, possiamo andare ad operare sul nostro pap e poi così si chiude. Il gearbox, come vi ho detto, è rinforzato, anche gli ingranaggi sono rinforzati, come il pistone, la testa pistone, la selector plate e la testa del cilindro. In poche parole avete un c***o di carro armato. E in conclusione un bellissimo motore high torque. Per quanto riguarda invece i componenti esterni, anche qui il fucile non delude, avendo una canna esterna ricavata dal pieno, tacche di mira flip up molto carine e particolari, tra l'altro non sono le vostre solite tacche di mira, insomma. Ris in alluminio ricavato dal pieno, anche questo. Abbiamo anche il numero di serie unico per il nostro fucile e un sacco di loghi veramente belli. Addirittura la definizione e la qualità dei loghi fa paura. Questa bandiera americana, se prendete una lente di ingrandimento, riuscite a contare tutte le dannatissime stelle. Loghi Tango Down, nome del fucile, addirittura indicato anche il calibro che monta quello vero. È indicata anche la Tango Down Inc. a Tucson, molto molto figo ragazzi, devo dire. E sì, diciamo che il fucile è cosparso, ripeto, questo qui è fighissimo sullo sportello, logo Tango Down. Il fucile è cosparso di loghi veramente veramente fighi. Addirittura qua potete trovare Restricted for military and law enforcement use only. È veramente ben realizzato, cazzo. Caspiterina. Tutti questi marchi sono provvisti di licenza fornita direttamente dalla Tango Down. Il corpo è stato anodizzato in modo tale che non vi si arrugginisca assolutamente niente, mentre tutti gli altri componenti invece sono in polimero extra resistente, come il calcio, il grip dell'impugnatura, il coprislitta e ovviamente l'impugnatura. Veramente veramente molto figo, ragazzi. Passiamo adesso all'unico lato negativo a parer mio, il caricatore. Il caricatore fornito in scatola è ovviamente un monofilare con logo Tango Down, questo l'ho apprezzato molto, però rispetto a quello a cui siamo normalmente abituati è un pochino sottotono. C'è da dire però che funziona perfettamente e che se non ci fosse questo feeling un po' sottotono e un leggero gioco quando lo andate a mettere dentro, si salverebbe in tutti i sensi. Non si parla quindi di niente di estremamente terribile o estremamente problematico, è semplicemente un peccato avere un fucile che è così perfetto in tutto e va a avere una piccola caduta di stile sul caricatore. Un po' come se andaste a un ballo di gala con uno smoking di Armani e indossaste le New Balance. Parliamo adesso dei punti di forza e dei pareri personali che ho su questo fucile. Devo dire che è
veramente ben fatto. Richiama infatti una piattaforma M4, ma offre un design molto più accattivante e particolare. Si discosta quindi dalla solita carabina o dal solito MK18, pur rimanendo un fucile reale, quindi non una di quelle repliche improbabili che ogni tanto si vedono in giro. E parliamo sempre, ricordiamoci, di un fucile di fascia alta che offre delle prestazioni veramente uniche e dei vantaggi che non tutti i fucili possono dire di avere. Ultima piccola nota che vi faccio, che mostra la cura e l'impegno messo nella progettazione di questo fucile, è che andando a rimuovere queste slitte, come in quello vero, troverete lo sgancio del RIS, che vi permette di andare a rimuovere quindi il RIS e sostituirli in maniera molto più semplice, e che è un piccolo tocco che non era necessario ma è stato messo lo stesso, e lo apprezziamo sicuramente molto. In conclusione, questo è un fucile che si fa amare, ha delle caratteristiche interne che lo rendono estremamente valido e affidabile, è un fucile reattivo, estremamente funzionale ed estremamente pratico, che si va ad adattare perfettamente all'operatore e ai suoi bisogni. Ultima piccola nota ve la faccio invece su Evolution. Questa compagnia ci ha impressionato in maniera molto molto positiva, in quanto abbiamo avuto modo di vedere, provare e testare anche sul campo molti dei loro fucili e abbiamo riscontrato degli ottimi risultati sia per quanto riguarda la qualità che l'affidabilità dei prodotti, quindi applauso ad Evolution, ragazzi. Per concludere questa conclusione, appunto, vi dico che questo è un M4 per chi non cerca il solito M4. Ha un design infatti molto accattivante, anche diverso, che si va a distaccare da quello che è il solito M4, MK18, che va quindi a accontentare chi cerca qualcosa di nuovo, perfettamente customizzabile, che si adatta perfettamente a qualunque sia il bisogno dell'operatore e che ha delle funzionalità sia interne che esterne che lasciano a bocca aperta. Va bene ragazzi, non ho nient'altro da dirvi su questa faccenda. Se volete venire a provare il fucile in negozio, vi aspettiamo a braccia aperte. Se volete venire a vedere la nostra intera serie Evolution di fucili e accessori, vi aspettiamo qui. Noi ci vediamo a un prossimo video e stay hungry! Beh, gli IP fanno veramente schifo al c***o. Vabbè, l'avevi visto l'ultimo film d'Arantino poi. Sì, davvero, cioè... dell'Evolution. Oddio delle città! Chiolino, chi c***o sono? Barney Stinson? Si discosta quindi dalla solita carabina o dal solito MK18. MK18. Dio c***o. Delle città! È un gioco di parole, Gesù Cristo. Perché ricordate, dove c'è 6 mm, c'è casa.